è colpa mia. Basta! Basta! Basta martimare! Nessuna persona è legale! Crediamo che ciascuno di noi deve scegliere di contribuire un'Europa. Ogni persona umana va salvata, è un diritto, la civiltà giuridica è lì, ogni persona va accolta con la sua storia, con la sua capacità, col suo aiuto. Noi credo che rispetto a questo non possiamo stare zitti. L'unico modo è quello continuamente però di rilanciare l'unico linguaggio che abbiamo, che è quello della speranza e della dignità delle persone. Grazie, ciao a tutti. È bello vedere una piazza così piena di buonisti. Poi un giorno dovremo capire chi ha inventato questa parola e chiedergli qual è il suo contrario. Io un paio di idee ce l'ho di cos'è il contrario di buonista, ma me le tengo per me. Fatemi dire una cosa, si dice spesso che sta vincendo la narrazione della Lega, la narrazione di Salvini. Ma cos'è la narrazione? La narrazione è quella cosa che costruisce ognuno di noi nel suo posto di lavoro, nei suoi rapporti sociali, familiari, nel suo ambiente nel quale parla, discute con le persone. E allora la costruzione di una narrazione spetta anche a ciascuno di noi, non solo in questa piazza, ma nei contesti nei quali ci rapportiamo con le persone. E l'impegno che ci tocca quotidianamente è quello appunto di provare a convincerli, ma banalmente anche attraverso delle cifre, dei numeri, che qua non c'è nessuna invasione, qua non c'è nessuna invasione. E ancora, avere un ministro che fa gli hashtag chiudiamo i porti e poi fa l'hashtag vittoria di sto cazzo, in realtà c'è un paese che per una volta ha detto non prima gli spagnoli, e allora non c'è nessuna vittoria, c'è semplicemente un paese che per una volta non ha messo i suoi interessi, inteso come appunto prima le mie persone, e ha detto accogliamoli. Io parlo a nome di Medici Senza Frontiere, ero pochi minuti fa in contatto con la base operativa di Roma che sta seguendo le operazioni della nave Aquarius. Vi darò qualche aggiornamento su cosa sta succedendo in mare. Allora, c'è stato questo famoso trasbordo sulle navi italiane e adesso ci sono, come avrete potuto leggere, sono rimasti sulla nave Aquarius 129 migranti, e queste navi si stanno muovendo a velocità rallentata in direzione della Spagna e in una sorta di convoglio disumanitario, ecco, lo chiamerei così. E ovviamente noi abbiamo un team a bordo che sta vivendo la situazione in maniera molto drammatica. Sono tanti giorni che sono in mare e senza avere una chiara idea di quello che succederà. E lo stesso si vive nell'atmosfera tra i migranti. Alcuni, quando hanno saputo che le navi muovevano verso la Spagna, sono stati presi dal panico e hanno tentato di gettarsi in mare.